Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci rivediamo per l'appuntamento del delle 5, sono esattamente 5 10, le 5. Siamo un po' in ritardo, ma c'è sempre spazio per una tazza di tè e una fetta di torta. Almeno nel mio stomaco c'è sempre spazio, non so nel vostro. Finché prendiamo il tè con la torta, oggi vi parleremo di un'altra spesa che noi di solito facciamo. Avete già visto nello scorso episodio con Ocado e oggi invece... No. Non è per te. Miju ha già capito. Miju va pazzo per la torta, per qualsiasi torta, infatti conosce anche la parola torta, appena sente la parola torta lui arriva. Esatto. Okay. Noi ci troviamo molto bene con Zoo Plus. Facciamo di solito gli acquisti per i nostri gatti, in quanto troviamo molto comodo il servizio che fanno online e i prodotti sono veramente di qualità. Noi ci teniamo a spendere un po' di più sul cibo dei gatti rispetto alle marche che troviamo al supermercato e abbiamo visto che a lungo termine paga, perché per esempio Miju ha quasi 15 anni e il veterinario è sorpreso dal buono stato di salute, soprattutto anche dei denti, l'età, quindi diciamo che spendere un po' di più magari sulla qualità del cibo paga. Vero Carlo, soprattutto le torte. La cosa comoda è che sono sempre precisi nella consegna, che è una cosa molto importante. Ti arriva l'email, puoi seguire il tracking, puoi gestire il percorso della consegna. Io ho scelto Yodel perché hai un'opzione di scegliere il corriere che ti fa più comodo. Per me Yodel è il migliore, fino ad ora si è dimostrato sempre all'altezza. Li facciamo arrivare al lavoro di Marco, perché lui, essendo un magazziniere, ha libero accesso. Già. Sono io che ricevo la merce e io che la spedisco, quindi ho accesso totale al magazzino. Infatti io lavoro purtroppo in un parco di uffici, quindi c'è un gate d'ingresso controllato ed è un po' difficile spesso per gli autisti arrivare, perché non sono molto contenti di consegnare da noi, quindi evito di venire da noi. Ecco, andiamo a vedere cosa abbiamo preso per i gatti. Sì. E quanto costa? Questa di solito è una consegna che copre circa il fabbisogno dei nostri gatti, circa 3 mesi. 2 mesi e mezzo. Sì. Ragazzi, intanto noi andiamo avanti con la torta che Anna ha fatto, se vi ricordate. La torta di grano saraceno. È il risultato della famosa marmellata che avete visto nella consegna di Ocado. E poi la farina di grano saraceno ce l'avevo già. Esatto. Ed ecco ragazzi le scatole che mi sono state consegnate in magazzino questa mattina. Per praticità chiaramente le ho messe qui, le abbiamo messe qui in soggiorno, così vedete un'altra parte della casa. Pesano un sacco. Pesano veramente tantissimo. E c'è la lettiera dentro. Esatto. Allora, per questo ordine abbiamo speso un totale di 148,24. So che sono tantissimi soldi, ma noi bastano per 3 mesi. Sono circa 55 euro al mese per 2 gatti. Per 2 gatti però non è poco. Quindi abbiamo preso sia scatolette che bustine che cibo dry. Abbiamo preso sia il cibo secco che le scatolette, l'umido chiaramente. E la lettiera. Abbiamo 2 sacchi di lettiera che andiamo a vedere immediatamente, perché scusami Pila. Abbiamo preso anche la pasta di malto contro le palle di pelo, soprattutto per la Pila, e lei ha un sottopelo molto lanoso e ha un sacco di palle di pelo. Questa è la pappa per i gatti più anziani come il Miju, e ha in più un integratore per le articolazioni che si chiama glucosamina. La glucosamina fa bene le articolazioni, abbiamo visto che il Miju sta un po' meglio. Vi racconteremo la sua storia, perché ha bisogno di glucosamina. Cosa c'è sul fondo di questa scatola? C'è la lettiera, un sacco da 10 litri, 2 sacchi da 10 litri. Questa è lettiera agglomerante, quindi fa la pallina in modo da non diventare matti quando andiamo a pulire la lettiera. Esatto, e poca polvere. Sì. Altra cosa importante.
anche perché noi qui non abbiamo spazio per tenere la lettiera in bagno, quindi evitare di avere tanta polvere in cucina. Figlio, sei contento della tua papa? Mamma che buona la pappa! Passiamo ad aprire, esatto, passiamo ad aprire la scatola dove ci sono le scatolette, quelle di latta, che di solito, adesso vi facciamo vedere. C'è anche l'equivalente della pappa per la fila, la pappa 1 per la fila, di questa marca qui, James World Love. È un pacco unico, pesa tantissimo. Eccolo qui, Grain Free Recipe Lamb Adult. Quindi questa è l'equivalente per la fila di quello che abbiamo per il miso. La differenza si legge sulla scatola, Inner Adult. Dopo, per quanto riguarda altro cibo umido, questo va bene per entrambi. Cerchiamo di scegliere qualcosa di un po' più leggero. Abbiamo pollo con zucca e salmone e carote di Almonature. Questi sono opzionali, i gatti ne vanno pazzi, soprattutto perché hanno un profumo che sembrano cose destinate all'alimentazione umana. Anzi, in realtà mi pare che proprio Almonature dica che questo cibo è human grade, nel senso che potrebbe potenzialmente essere anche consumato da umani, oppure non è differente da come lo preparerebbero per gli umani. Questo è quello che dico. Poi c'è una bustina di cibo secco, Upload, questo è sempre a base naturale, grain free, pollo. Qui la sta già facendo le buste. La maggior parte del cibo che diamo ai nostri gatti è cibo umido, non cibo secco. Il cibo secco lo usiamo come ricompensa o come gioco. I veterinari che abbiamo avuto non sono del tutto contrari a questa alimentazione, soprattutto per il fatto che Miju è un gran mangione. Quando mangiava solo cibo secco, come detto dai veterinari, non gli bastava quello che gli davamo, ne andava in cerca ancora di più. Essendo che mangia cibo umido, si sazia prima e evita di chiedere cibo ogni 5 secondi. La fila invece va matta per le sue crocchette e ne mangia un po' di più. Sei contenta di essergli dentro? Sei contenta lì dentro? Ti piace? Ti piacciono le scatole, Pila? Dentro al sito di Zooplus, danno veramente delle belle cose interessanti. Anche delle ottime offerte. Adesso noi siamo stati su un range di prezzo un po' alto, diciamo, però queste cose ci serviranno per circa 2 mesi e mezzo, quasi 3. Adesso sono fatte da novembre, io ho ancora avanzate. Questa, ragazzi, è la dispensa che noi abbiamo ancora da novembre ed era la stessa identica fornitura. Era pieno di cibo. Qui abbiamo tutte le cose che di solito lasciamo. Questo è proprio lo spazio dedicato. Quindi ne era rimasto per altri 2-4 giorni. Altri 4 giorni. Chiaramente per questioni logistiche non potevamo
mettere tutte le scatolette, tutto il cibo sul tavolo. Sarà e quindi... una fornitura che appunto dovrebbe durare per 2 mesi e mezzo. Iscrivetevi al nostro canale se vi interessa sapere altre cose, cosa facciamo noi qui in Inghilterra. Speriamo che questi contenuti vi tornino utili. Ovviamente chi ci segue su Instagram, che alla fine di questo video vedete sempre il nostro nome, sa già che tema portiamo nel prossimo video. Quindi questo è giustamente un invito se volete seguirci. Seguiteci anche su Instagram. Ok, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.